successivo argomento dei layer ritorno ai schemi grafici ora abbiamo visto eh, rinomina layer il successivo argomento elimina layer quindi vado alla, alla slide dell'argomento dell elimina layer o oh, elimina layer ci sono tre modi per eliminare un layer allora, il primo modo, clic destro del mouse sul nome del layer che si vuole eliminare. Viene aperto, anche qui come sempre, il menu di scelta rapida layer e poi clic sinistro sulla voce elimina layer, come qui è raffigurato nella, nella slide. Oh, poi secondo modo, selezionare il layer che si vuole eliminare, poi tasti Alt più E. Quindi possiamo, con una scorciatoia da tastiera, tasti alte più E. Prima selezioniamo col tasto sinistro e poi Alt più E. Terzo modo, selezionare anche qui il layer che si vuole eliminare, poi pulsante in alto, ecco questo pulsantino qui nella barra in alto, no? vicino alla barra quella nuova, eh, nuovo layer, oppure imposta layer corrente, c'è un'icona elimina layer, Quello dove è raffigurata una X rossa. Ora ritorno in AutoCAD per vedere, per vedere questa possibilità. Allora, quindi, ripartiamo dal, eh, dal solito file, i layer. Qui inserisco, come sempre, layer nella riga di comando e viene aperto il gestore proprietà layer. Allora, tre modi, si è detto, per eliminare il layer. Primo modo, selezioniamo il layer che vogliamo eliminare ipotesi, vogliamo eliminare layer rinominato qui ho un errore, rinomiato appunto, quindi lo voglio cancellare eh, tasto sinistro per selezionare il layer, layer che si vuole cancellare e poi successivamente tasto destro viene aperto il menu contestuale il menu di scelta rapida vado quindi a selezionare la voce elimina layer ok poi mi dice il layer selezionato non è stato eliminato perché, sorpresa, i seguenti i layer non possono essere eliminati e qui ci dà un elenco dei layer che non possono essere eliminati. Layer 0 e Death point sono due layer eh, che sono creati di default dall'AutoCAD e non possono essere mai eliminati questi due. Ma non è il caso nostro, abbiamo scelto il layer rinominato 4 perché non possono essere eliminati i layer corrente i layer contenendo oggetti i layer dipendenti da riferimenti esterni ora lasciamo, tralasciamo questo ultimo da riferimenti esterni perché si verrà eh, a suo tempo quando si eh, inseriranno quando verranno introdotti i riferimenti esterni questo non può essere eliminato perché è un layer che contiene oggetti allora chiudo questo quest avviso quindi viene chiuso automaticamente anche il menu contestuale e quindi questi layer, ogni qualvolta un layer contiene un qualcosa, tipo una linea, un punto, qualsiasi cosa, non può mai essere eliminato. Affinché possa essere eliminato deve essere vuoto. Dove vediamo quando i layer sono vuoti? Li possiamo vedere distinguere qui, nell'icona stato. Nell'icona Stato, oltre ad ehm, essere rappresentato il segno di spunta per indicare il layer corrente, vediamo che i layer hanno, eh, quelli rettangolini, no? messi così a forma di rompo, hanno due colorazioni diverse. Allora, il layer, quello azzurro, è un layer che contiene oggetti, il layer invece vuoto è un layer bianco. Ad esempio, nel nostro caso qui, layer rinominato 02 è un layer vuoto. Lo posso quindi dedurre da questa icona, dall'icona di Stato. È vuota e lo vedo perché è un rettangolo di colore bianco. Quindi vado a rifare l'operazione con layer rinominato 02. Quindi seleziono eh, tasto destro, dopo aver selezionato col tasto sinistro apro il menu di scelta rapida e quindi vado a scegliere elimina layer ecco così si, si è stato eliminato il layer ora vado a vedere le altre due possibilità per eliminare il layer quindi apro nuovamente il gestore proprietà layer inserendo nella riga di comando layer ecco viene aperto questo gestore quindi vado a selezionare un layer che voglio eliminare, purché ecco, qui deve essere vuoto. Quindi seleziono layer 6. Poi, dopo aver selezionato layer 6, inserisco il tasto alte e poi la lettera E. E così è, eh, viene eliminato il layer lo stesso modo di come veniva eliminato con il tasto destro, eh, con il menu. Eh, di scelta rapida quindi in questo caso è molto più veloce no? alte più e oppure ancora selezioniamo un layer ipotesi rinominato 101 e c'è invece il terzo modo il pulsante qui in alto nella barra orizzontale alta no? c'è un pulsante come eh, con le x con con x rossa che è appunto eh, elimina il layer e poi tra parentesi indica pure anche la scorciatoia tastiera che abbiamo visto eh, adesso, Alt più E, per dire che la stessa operazione può essere eseguita con Alt più E. Quindi vado a selezionare col tasto sinistro e qui naturalmente non viene eh, eliminato perché è un layer che contiene degli oggetti, no? un layer, come abbiamo detto, con l'icona del rompo nella colonna stato di colore celeste no? colore invece grigio, bianco, anzi grigio per l'esattezza è un layer vuoto, quindi devo selezionare per forza un layer vuoto il layer che voglio eliminare, torno a ripetere, deve essere vuoto oppure se voglio eliminare un layer con degli oggetti devo prima cancellare gli oggetti e quindi il layer ritornerà vuoto e poi eliminarlo adesso in questo caso elimino il layer rinominato 03 quindi con il pulsante in alto nella parte superiore esatto e così anche questo è molto più semplice che non passare per il, per il menu di scelta rapido rapida quindi chiudo il gestore ho un'altra ancora particolarità riguardo il layer 0 e il layer def point ora il layer 0 e qui per far vedere questo questo concetto devo aprire un nuovo, un nuovo, layer, un nuovo file il nuovo file lo apro qui dalla barra barra superiore dell'autocad e vado a quindi a selezionare eh, questo pulsante no come comando c nuovo e eh, quindi c nuovo per creare un file disegno vuoto quindi creo un file vuoto e poi vado a inserire il comando layer per aprire il gestore proprietà layer. Ecco, qui mi fa vedere che all'apertura del, eh, del nuovo file eh, il file contiene solo un layer che si chiama 0. Quindi è un layer speciale, come è stato detto, che eh, viene generato automaticamente dall'AutoCAD, che non può essere né cancellato né rinominato. Eh, posso, può essere, possono essere cambiate tutte le altre proprietà on-off con cella sconcela bloccato sbloccato il colore il tipo di linea poi andremo a vedere cosa sono queste altre proprietà queste possono essere tutte modificate però il nome de eh, la deve essere comunque sempre presente non può essere rinominato ecco. ora per vedere meglio bisogna creare altri layer però prima di creare altre layer qui è importante capire che nella colonna sinistra qui dove vedo filtri dove leggo filtri attenzione che se questa colonna non fosse presente occorre selezionare questo pulsante no? ecco se fosse in questo stato occorre selezionare questo pulsante o questo alto o questo basso di questa barra verticale sinistra per estendere questa colonna quindi questa colonna filtri è importante che invece per vedere tutti i layer è importante che sia selezionato tutti ecco non layer in uso bensì tasto sinistro su tutti poi Creo altri layer, ecco lui l'AutoCAD genera layer 1, ok, ne genero ancora un altro layer 2, ok, e poi invio per confermare. Ora vado a rendere corrente, attualmente è corrente il layer 0, no? ve lo vedo dallo segno di spunta e dalla descrizione qui in alto, però vado voglio rendere corrente il layer 1, doppio clic, Ho oh, il layer 0, creato Dall'AutoCAD, no? pur, eh, pur essendo vuoto, cioè pur non essendo presente nessun disegno, nessuna entità, però in realtà lo stato, l'icona layer è di colore celeste. Quindi, perché è come se fosse, mh, come se avesse qualche entità, proprio perché non può essere eliminato e se provo a rinominare quindi tasto destro del mouse cioè seleziono prima il tasto sinistro sul layer 0 poi tasto destro per aprire il menu, eh, il menu di scelta rapida vado a inserire rinomina layer ecco il messaggio è possibile rinominare il layer selezionato i layer seguenti non possono essere rinominati layer 0 e i layer dipendenti dai riferimenti esterni ho quindi chiudo questo era per capire che il layer 0 non può essere né rinominato né cancellato. Ora l'altro layer invece particolare appunto, è appunto def point. Def point però non viene creato alla creazione del nuovo file, viene creato quando viene inserita una quota. La prima quota inserita lauto crea nuovo e il layer death point ora per vedere occorre creare una quota le quote non le abbiamo ancora viste comunque eh, per poter inserire una quota giusto per vedere allora in, dalla barra multifunzione dalla scheda inizio gruppo annotazione scelgo il pulsante lineare quindi seleziono due punti per definire la quota e il terzo punto la posizione della linea quota poi vedremo con dei video tutorial naturalmente queste le quote ora serve solo per, intro per introdurre il layer def point che def point come detto è associato alle quote quindi alla, alla creazione della prima quota viene creato il layer def point infatti come si vede qui dal gestore proprio del layer l'autocadena automatico ha creato def point def point diversamente dal layer 0 non può essere eliminato infatti voglio provare, quindi tasto sinistro, tasto destro elimina layer, ecco, ecco qui il messaggio no? yeah, layer 0 e def point non possono essere eliminati, però può essere rinominato, può essere anche rinominato no? rinominato, ipotesi, ok, però io preferisco lasciarlo naturalmente con, con il nome ha assegnato l'autocad def point ora ho cancellato tutto perfetto, ritorno a inserire una quota così rigenera un nuovo layer ecco def point death point che poi eh, sta per definizione punti definizione punti di quota ma questo lo vedremo quando affronteremo le quote e questo era per eh, precisare bene eh, questi due layer particolari, layer 0 e layer def point Ritorno ad alla, al disegno del precedente, ok, e chiudo il gestore. Successivo argomento: dei layer. Il ritorno alla presentazione grafica. Abbiamo visto quindi, eh, elimina layer. Ora l'argomento eh, successivo selezione multipla di layer. Ecco perché eh, cioè, è, è possibile, innanzitutto è possibile selezionare più layer. Come? Si possono selezionare più layer, sempre nel gestore proprietà layer contemporaneamente con i tasti direzione della tastiera, combinati poi con i tasti maiuscolo, control e barra spaziatrice quindi andiamo a vedere subito questa prima possibilità eh, quindi perché poi fare una selezione multipla cosa significa e a che serve quindi adesso andiamo a vedere in AutoCAD per capire meglio quindi ritorno all'editor grafico ora, ah, lavorando sempre con questo file di prova quindi layer, vado ad aprire ancora una volta il gestore proprietà layer quindi inserisco nella riga di comando layer ecco è aperto quindi questo gestore, no? il gestore anzi. Eh, da questo gestore ipotesi voglio, faccio un esempio, tutti i layer cambiare di colore. Quindi come dovrei fare? Allora se, eh, con una selezione singola dovrei eh, selezionare ogni layer, ok? Puoi andare su colore e inserire il colore, non so, magari magenta, ipotesi, è un esempio. Puoi fare così anche per layer 0, però c'è un altro modo migliore seleziono tutto cioè seleziono il primo inserisco il tasto maiuscolo abbasso il tasto maiuscolo e seleziono l'ultimo layer dell'intervallo eh, che si vuole selezionare ecco in questo caso se io seleziono il primo e l'ultimo seleziona con questo con questo modo seleziono tutti i layer e da qui posso andare a il colore con un solo passaggio a tutti i layer selezionati quindi tutti in questo caso quindi vado a selezionare magenta a tutti i layer selezionati e questa è una prima possibilità e poi è anche possibile deselezionare ora avendo tutti i layer essendo tutti i layer selezionati posso quindi niente, selezionare un layer, sol, eh, un layer e vengono disattivati, la, viene disattivata la selezione agli altri layer questo serve anche per, in questo modo per deselezionare. Deselezionare basta selezionare un layer e tutti i layer precedenti nel gruppo selezione vengono deselezionati. Oppure anziché il tasto maiuscolo, ecco, magari si vuole eh, non so, selezionare alcuni layer anche non continui, ipotesi. Se io voglio selezionare il layer 0, layer 4, faccio un esempio e provano me la eh, c'è un errore anche qui prova non me layer quindi 0 eh, quindi seleziono 0 abbasso il tasto control inserisco layer 5 o 4, non so, vabbè 5 e poi l'ultimo layer prova, ecco, in questo modo con il tasto control posso selezionare dei layer anche non consecutivi quindi posso andare a scegliere i layer eh, qualsiasi layer che voglio anche qui poi avendo selezionato tutti e tre layer vado nella colonna colore e vado a inserire non so in questo caso voglio cambiare ciano ecco tutti i tre layer vengono a tutti e tre layer eh, viene assegnato il colore giallo, ciano, ciano ancora altro modo per fare una selezione multipla allora, voglio selezionare una serie di layer contigui. Posso eh, utilizzando semplicemente il, il tasto sinistro del mouse e la tastiera quindi seleziono il primo layer con il mouse il tasto sinistro del mouse il primo layer del gruppo dei de layer che si vogliono selezionare. Ipotesi layer rinominato 04. Poi abbasso il tasto delle maiuscole, shift e lo tengo abbassato e poi. Abbasso ehm, il tasto freccia verso il basso per eh, aggiungere un altro layer. Quindi, ad ogni pressione del tasto freccia, freccia, ehm, freccia giù, viene aggiunto un layer. Oppure, per deselezionare, eh, quindi premo il tasto freccia in alto, quindi freccia in basso per aggiungere, o freccia in alto per deselezionare o aggiungere il layer spolento dal nella parte opposta. Ecco, queste sono le possibilità. Quindi una volta quindi selezionato il gruppo anche qui, quindi si può, quindi selezionare eh, non so, qualsiasi proprietà, prendiamo sempre solo di colore e quindi vado ad assegnare colore verde a tutto il gruppo di selezione. Questo è un'altra possibilità ancora per la fa, per la, sì, per selezionare più laghe, per la selezione multipla. Ancora un'altra possibilità per eseguire una selezione multipla. Ritorno agli schemi grafici. Quindi si possono anche selezionare più layer con il menu di scelta rapida che può essere aperto con il tasto destro del mouse e nel riquadro elenco layer ossia tasto destro del mouse e un punto qualsiasi del riquadro elenco layer del gestore proprietà layer viene aperto il menu di scelta rapida dove ci sono quattro voci questo quattro voci che qui come si vede nella figura ehm, le voci che sono recchiuse da questo riquadro rosso che okay, che consentono di eseguire una selezione multipla di tipo selezionare tutto la prima voce la seconda voce deselezionare tutto Terza, terza voce, seleziona tutto tranne il layer corrente. Quarta voce, inverti selezione. Ora ritorno in AutoCAD per vedere questa possibilità. Allora, apro ancora il eh, gestore proprietà layer nella riga di comando con inserendo layer e quindi vado a, quindi a selezionare tasto destro del mouse in quest'area nell'area elenco layer quindi viene aperto il menu di scelta rapida il menu contestuale ecco qui le quattro voci seleziona tutto deseleziona tutto seleziona tutto tranne corrente inverti selezione quindi cominciamo a formare seleziona tutto infatti vedo che esegue una selezione di, tutto, di tutti i layer quindi anche qui vado a cambiare il colore da una volta fatta la selezione e quindi vado a scegliere non so rosso ok Ok, ancora un'altra prova quindi il tasto destro del mouse sempre nell'area eh, elenco layer. Deseleziona tutto, quindi toglie tutta la selezione. Ok, ancora seleziona tutta tranne corrente. Quindi ora il layer corrente e il layer 4 perché lo vediamo che è dove è presente il segno di spunta. O anche perché nella riga in alto viene, eh, viene indicato layer corrente e layer 4. quindi seleziona tutto tranne corrente dovrebbe selezionare tutto, eh, tutti i layer tranne il layer 4 vediamo e così di fatti è quindi vado poi a che okay, qui a cambiare un'altra volta il colore ok cambio il colore a tutti i layer tranne il layer corrente altra ultima possibilità inverti selezione ora inverti selezione era selezionato prova layer anzi proviamo a fare ancora un'altra prova allora tolgo la selezione vado a selezionare non so deaf point oh, tasto destro del mouse e una nell'aria eh, se eh, layer e quindi vado a scegliere inverti selezioni quindi in questo con questa voce dovrebbe selezionare dovrebbe selezionare questa voce dovrebbe selezionare tutti i layer tranne le point vediamo ecco così infatti è e vado poi anche qui a cambiare ancora una volta il colore ciano ecco quindi esiste anche la possibilità col tasto destro del mouse con per selezionare tutti o di selezionare tutti i layer si sì, chiudo allora gestore proprietà layer ora il video si è allungato troppo quindi risentirci al prossimo video